La montagna è un luogo straordinario e magico che ha fatto parte della mia vita da sempre perché mi sono occupata per 24 anni della Sestriere SPA ed è proprio qui che è incominciata la mia storia con lo sport per atleti con disabilità, con l'allora FISD, quindi risaliamo proprio alla notte dei tempi. Dicembre 1990, quindi insisto, notte dei tempi, una telefonata da Paola Magliola che non conoscevo, quella che io definisco l'inventrice dello sport disabili in Piemonte, e mi disse: veniamo a Sestriere a fare i campionati italiani open alle nazioni limitrofe. Cosa venite a fare? Dissi io. Veniamo a fare i campionati italiani a gennaio. Io avevo un amministratore delegato piuttosto severo, un direttore di stazione anche. Andai a chiedere loro, convinta che mi mandassero un po' a quel paese, invece mi risposero molto garbatamente: sicuramente facciamoli venire perché intanto non c'è neve. Non era una risposta molto congrua, ma insomma, il 7 di gennaio, appena finite le vacanze natalizie, incominciarono ad arrivare gli atleti, un po' da tutta Italia sicuramente, ma anche dall'Austria, Svizzera, Slovenia e Francia. E insieme a loro arrivò la neve e da quel momento lì le persone con disabilità a Sestriere, gli atleti con disabilità a Sestriere furono molto molto ben visti. Ho guardato recentemente le fotografie, è veramente un'altra storia, dall'attrezzatura a tutto, ma il carattere degli atleti, la loro simpatia, perché io dico sempre, prima di tutto, perché si parla di determinazione, coraggio, tutte queste belle cose, ma è la simpatia che loro hanno. Come per fortuna hanno ancora adesso tutti i nostri atleti. La stazione di Sestriere fu fondata da mio bisnonno che non voleva che i suoi nipoti andassero a sciare in Austria o in Svizzera, come invece succedeva con le belle montagne che avevamo a disposizione. Mio padre è stato sindaco per 30 anni di Sestriere e a un certo punto, ahimè, una tragedia in famiglia, mi chiesero di sostituire mio cugino alla presidenza della Sestriere SPA. Ho lavorato anche molto proprio perché la stazione diventasse una stazione amichevole e che accogliesse favorevolmente gli atleti con disabilità, cosa che avviene ancora adesso, anche se io non ci sono più dal 2006. Seguire una gara è veramente una cosa emozionante, però mi piace moltissimo. Soffro ancora adesso tutte le volte che vedo il video dell'ultima gara di Alessandro Dal Dos a Sochi, dove, se vi ricordate, cadde all'ultima porta. Questo mi fa soffrire, ma non bisogna pensare al passato, bisogna guardare al futuro. Prima ancora di diventare presidente della FISI, però comunque ero abituata, avendo organizzato le Paralimpiadi di Torino 2006, e quindi ero abituata, come lo erano tutti, come lo era il Comitato Paralimpico, povero Comitato Paralimpico, a vedere arrivare un bel numero di medaglie. Mi ricordo le prime medaglie di Florian Planker, per esempio, nello sci alpino a Salt Lake. Mi ricordo le innumerevoli medaglie che hanno fatto battere il cuore di tutti noi a Torino 2006, nello sci alpino. Di tornare da Sochi senza una medaglia al collo è stato sicuramente un grosso trauma. Chiesi a Pancalli di accettare le mie dimissioni. Pancalli, devo dire per mia fortuna, perché sono felice di essere ancora qua oggi, non le accettò e mi disse che non era evidentemente colpa nostra, era necessario un cambio di generazione nei nostri atleti, cosa che abbiamo fatto. Abbiamo azzerato, si può dire quasi così, lo sci nordico. Abbiamo degli atleti nuovi che non ci daranno ancora delle soddisfazioni dal punto di vista altamente agonistico a Pyeongchang. Abbiamo una bellissima squadra e numerosa squadra nello sci alpino, stanno lavorando molto molto bene e nello snowboard devo dire che abbiamo già avuto dei grandi risultati nei campionati del mondo di 2 anni fa. Io ho sciato sempre tantissimo e moltissimo, amandolo moltissimo, e ho smesso l'anno scorso, non mi divertivo più. Ho fatto gara a bassissimo livello e direi che l'unica disciplina nella quale me la cavavo un pochino era il gigante. Tutta la mia famiglia è molto tifosa, siamo sia all'indietro che nella generazione successiva, tutti molto molto sportivi. Mio padre è stato presidente della Federazione Italiana Sport Invernali nell'immediato dopoguerra, per esempio.
Quindi mio figlio e i miei nipoti sono molto, molto tifosi e io ce la faccio soprattutto perché credo di avere veramente un ottimo staff in federazione che mi aiuta e mi supporta tantissimo. Il mio pregio? Ma direi che ho la fortuna di amare tantissimo quello che faccio, che non è per tutti. E forse un mio pregio mi viene da quel bisnonno che fondò Sestrier, che diceva che la cosa più importante è trovarsi dei buoni collaboratori. Io su questo sono convinta, come credo anche che sia più opportuno copiare bene invece che inventarsi male, e cerchiamo di farlo in federazione sempre. Sono un po' superficiale e pigra mentalmente, mentre non sono pigra fisicamente, mentalmente lo sono un po'. Fuori dallo sci sono una persona che ama molto la campagna, ho la fortuna di non vivere in città qui a Torino, amo moltissimo i cani, ne ho sempre avuti parecchi. Mi piace il mio giardino, mi piace l'orto, sono nonna di due nipotini molto sportivi che pensano agli atleti disabili come degli atleti assolutamente normodotati, non fanno nessuna distinzione. Mio figlio è stato un pilota di motociclismo, ha sempre negli ultimi anni ha gareggiato anche con un logo del Comitato Paralimpico della FISIP sulla tuta da gara. E domani, dopo Pyeongchang, io compierò 70 anni, mi piacerebbe fare ancora qualche cosa, deciderò sul da farsi proprio dopodomani.